regioni da alcuni anni. I frutti sono questi, no? Questo è un percorso che avete fatto voi con la Bocciofina, siete riconosciuti nel territorio, vi riconosce il comune per quello che fate, ma il comune tante volte non vi dà quello che ci aspetta. Ma ragazzi, ci sono difficoltà che vediamo tutti, no? Quello che sta succedendo da quest'anno, no? La finanziaria e tutto il resto, la crisi economica e così via, no? Lo vediamo sollecitare anche dalla nostra associazione, perché noi facciamo sempre più fatica a rispondere alle esigenze che vengono chieste dai cittadini. Ci chiedono continuamente dei servizi, noi siamo Hauser, siamo lì al Parco Ariosto, in Villa Ghirlanda, facciamo tantissime attività, compresa la vostra, quella della Bocciofila, che vuol dire aggregazione, però abbiamo tante altre attività che stanno proprio soffrendo per questi effetti della crisi economica. Il comune non ha, come dire, tutti i torti, perché se non ci sono i finanziamenti non li può che distribuire sulla città e sulle attività e su quello che serve alla cittadinanza. Però è anche vero che a volte ci sono delle piccole, io cito il Parco Ariosto perché lo viviamo in campeggio dal mese di maggio fino a ottobre, no? Non ci vediamo sempre lì, però ci sono delle piccole cose. Ad esempio, avevamo fatto le richieste, due canestri sono ancora lì. Due canestri costano pochissimo, lì è questione non tanto della crisi finanziaria ma della volontà. Ci siamo comprati noi la sabbia per fare il gioco delle cocce, perché non c'era in bilancio addirittura quest'anno la sabbia costa 350 euro, ci siamo autofinanziati noi per dare la possibilità di fare i campi in un certo periodo, perché entro aprile vanno fatti i campi perché dopo non si può più giocare e così via. Sono delle piccolezze, ma il Parco Ariosto è un vero occhio anche per la cittadinanza, perché si fa tante attività, dal ballo, dall'aggregazione, ci sono le mani, i bambini, è diventato un parco riconosciuto da tutti. Siamo di fronte a una magnifica parrocchia, questa qui, la nostra chiesa qui in Sacra Famiglia, no? Che siamo entrati in relazione da molti anni e continuiamo questo percorso. Ecco, le piccole cose il comune dovrebbe fare, cioè mettere due canestri, curare un attimino di più, lì è solo questione di buona volontà. Io lo dico adesso non perché c'è qua l'assessore e un consigliere comunale, però mi premo dirlo perché abbiamo bisogno anche delle piccole cose per far bella figura, perché poi la gente parla male solo per delle cose che si potrebbero risolvere in poche cose. Io vi ringrazio per la serata, ringrazio tutti, ringrazio anche Patrizia che è un consigliere molto attento, perché io poi rifrago, visto che siamo sempre assieme, li faccio sempre, so che ho fatto anche l'interrogazione su questo e spero che almeno nel prossimo anno questo Parco Ariosto diventi ancora più vivibile. Questa è la nostra mission, come tutti voi, no? Lo viviamo assieme. Vi dico una bella cosa, settimana scorsa noi abbiamo acquistato una nuova macchina e abbiamo speso 30.000 euro, sono tutti piccoli risparmi che abbiamo fatto su tutte le attività dell'Ausa, e il Parco Ariosto è parte integrante di questo finanziamento. Abbiamo una macchina nuova predisposta per portatori di handicap, perciò a fine mese abbiamo speso 30.000 euro. E questo va a rinforzare il nostro parco macchine. Adesso abbiamo 5 macchine, 4 attrezzate e uno in più serve perché c'è urgenza di bisogni della gente, perciò anche i nostri comuni devono pensare che il sociale è una questione importante. So che hanno fatto dei tagli, però facciamo uno sforzo per far vivere meglio i nostri anziani, che fra poco tutti saremo. Ecco, vi ringrazio di nuovo, ciao.